Era stata ritrovata a bordo strada nella frazione Casalese di Cappella, poi consegnata a Giuliano Braga, che del posto è una sorta di punto di riferimento, già organizzatore dello Spaventa Cappella, l'evento che tra maggio e giugno riunisce tutti i residenti e richiama molta gente da fuori. Si tratta di una medaglietta d'onore, consegnata ai reduci oppure ai familiari di chi ha perso la vita nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo appello su Facebook da parte di Braga non è andato a buon fine, il secondo, mediante Olio Po News, invece sì. Una medaglietta che ha una storia molto particolare perché in realtà era stata rubata durante un furto 3 anni fa. L'ha consegnato un signore che mi ha detto: ciao, guarda, io l'ho trovata lì in via Castrengo. Io avevo sì pubblicato su Facebook, ma non avevo avuto alcuna risposta. Dopo che è apparsa invece su Olio Po News, proprio ieri sera mi arriva un messaggio di una signora che dice: guardi, io 3 anni fa ho subito un furto dove mi hanno portato via roba di poco valore, però la Volevo medaglia di portare mio roba nonno ci senza tenevo zaino e il molto. famoso fucile E Leopard posso che mi vederla la sfuggiva medaglia? Allora io, siccome mai dietro l'avrei stava avuta perché scritto nessun nome e altro cognome inglese lì aveva una testa di dell'interessato, io ho fuoco sulla chiesto: schiena. senta, ma come si chiamava Io suo ho visto lì a nonno? E lei mi ha ripetizione la detto porta di Occhio perfettamente il Pezzato nome che 60 stava scritto dietro la con medaglia. strisce barbare E legate allora con le baionette felice io, palesemente perché anch'io tengo queste cose, e ma ancora molto queste anche tracce lei su e sua carta mamma, continuano a che era a essere sua volta inquietanti. orfana di questo signore morto in guerra addirittura. Quindi per loro era un piccolo tesoro. Un furto che era stato 3 anni fa, no? Un furto in Sì, casa. avevo subito in casa 3 anni fa, probabilmente i ladri poi, una volta visto che non aveva valore economico, intendiamoci, che non era d'oro, eccetera, allora l'ha buttata via lì a Cappella.